Quando c'è la banda è festa, che siano 10 a suonare o in 40, c'è aria di festa. Riprendiamo per il Calcit con quest'area di festa. Sette bande musicali di tutta la provincia aretina con in testa la Guido d'Arezzo per le vie del centro storico per inondare così di musica la città. Ho dato una mano a coordinare questa prima rassegna che avrà una vita a venire anche. E nonostante ancora alcune restrizioni, eccoci qua in piazza, siamo in tanti. Potrei dire che probabilmente per le bande ad Arezzo questa è la vera ripartenza. Un concerto itinerante partito da Piazza Grande, davvero speciale, in occasione del ritorno del mercatino dei ragazzi del Calcit, la 68esima edizione dopo 2 anni di stop forzato. Le bande hanno così sfilato lungo tutto il centro sino al percorso del mercatino tornato in zona Eden. È la prima edizione, ma mi sembra che sia venuta bene. La nostra intenzione è di aumentare qualche banda, da 7 partiamo a 10 magari, in modo che si riempie la piazza. E questo sarà un appuntamento insieme al mercatino dei ragazzi. La 68esima edizione del mercatino dei ragazzi è stata quella della ripartenza, ma anche ancora una volta del grande cuore degli aretini. L'incasso infatti ha superato i 56.000 euro. È una ripartenza che segna l'identità di Arezzo, attraverso il Calcit, attraverso la musica, attraverso la solidarietà, attraverso la capacità di stare insieme. Io stamattina ho portato la fascia proprio a dimostrazione che questa è un'istituzione che con il Calcit sostanzialmente riparte tutta la città di Arezzo nel suo spirito più intimo e più identitario. Il ricavato è destinato al servizio di assistenza oncologica domiciliare Scudo.